Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro pubblico nel vecchio frantoio Catitti a Bisenti, a Piazza Dante. Sono intervenuti i due onorevoli dei 5 Stelle, gli onorevoli Fabio Berardini e l'onorevole Antonio Zennaro. I due sono arrivati per spiegare le attività che stanno portando avanti per i piccoli paesi del Terramano, a difesa dello spopolamento, con incentivi e aiuti per le imprese e per rafforzare il tessuto sociale, culturale ed economico dei piccoli comuni colpiti dal sisma del 2016-2017. Le aree interne all'unisono, hanno affermato i due onorevoli, hanno bisogno di ascolto e anche noi abbiamo la necessità di rapportarci con i cittadini per capirci meglio e per ottimizzare il nostro lavoro in Parlamento e fare gli interessi del territorio. Erano presenti un discreto gruppo di cittadini arrivati anche dai paesi vicini e tra questi il giornalista Rai Nino Germano. Un incontro molto proficuo, con tante assicurazioni da parte dei due onorevoli arrivati a Bisenti grazie al coordinatore di Vallata, il ragioniero Umberto Di Sabatino, una vita spesa per il suo paese, per i bisentini e per l'intera Vallata. Vediamo. Intanto volevo ringraziare, siamo onorati della vostra presenza. Faccio la reiterazione, l'ho messa su un post su Facebook e la ribadisco. Graziano ha parlato per esempio di un progetto della via del sale, molto interessante turisticamente, e bisogna portarlo secondo me avanti perché è buono sotto il profilo turistico. Però quello che ci interessa più a noi, e non voglio fare retorica questa sera, e voi tutti quanti lo sapete, a noi quello che interessa è la strada. Prima Graziano parlava di progetti, no? Noi abbiamo una strada, la pedemontana Romano Fino, dove c'è stato un interessamento da parte della nostra senatrice di Sulmona, la Di Girolamo, e si sta tuttora interessando, però bisogna fare squadra perché questa opera, la Capzano Bisenti, è un'opera cantierabile e sta praticamente da più di 10-15 anni al CIPE. Perché questo? Perché praticamente non c'è la manifestazione di interesse di portarla avanti e di stabilire in regione che è un'opera prioritaria. Ricordate bene le varie storie in regione, no? L'opera prioritaria è il porto di Vasto, il porto di Ortone, il porto di qua, il porto di là. Se la regione non stabilisce che è un'opera prioritaria, noi non la vedremo mai più. Io vorrei invece che si facesse squadra anche su questa cosa, perché nell'ultimo governo giallo-verde, al di là di quello che si dice, praticamente i leghisti hanno riportato, si sono visti finanziare tutte le pedemontane che aspettavano da 50-60 anni. La nostra è una di queste. Noi aspettiamo da 50-60 anni questa strada, voi questa sera l'avete fatta, e quindi ci sono tutte le condizioni tutte le condizioni, se ci sta un gioco di squadra, che si possa realizzare. Su questo ti posso dare subito una risposta. Su questo hai il nostro impegno, parlo anche a nome di Fabio, che già la prossima settimana chiamiamo il governo e andremo a parlare con chi si occupa del CIPE per sollecitare questo è un impegno che possiamo prendere, non è una, cioè dopo non ti posso dire, prendiamo il progetto, andiamo dal governo e diciamo che per noi rappresentanti del territorio questa è una priorità, quello ti posso, cioè ti possiamo dare l'impegno. No, ma anche perché c'è sta pure la, ripeto, c'è pure la senatrice, la Di Girolamo, che fa parte della presidente della commissione trasporti. E lei praticamente mi ha rassicurato che avrebbe con la Di Girolamo, con i nostri rappresentanti territoriali e con i nostri rappresentanti regionali si può fare squadra, perché è una cosa che, cioè, che va a vantaggio di tutti, la strada è di tutti alla fine, no? E ci toglie dall'isolamento, ci toglie. Non vorrei, sono problemi del paese, di più, ogni paese c'è 100 problemi, voi dovete dire, giudicare se i piccoli paesi sono oggi degni o all'altezza di
valutare queste cose, niente. Che qui è stato fatto, dopo 50 anni, 60 anni, io sono tornato qui, no per fare, mi sono perso per in giro, per cui che lo dico. Io contesto l'80% dei miei paesani, sono tornato dopo 50 anni e più, no? Lui è testimone qua, gaggio, tutto registrato. Faccio a tutte la morale, perché vedono la stradina, perché sono stati io che ho fatto mettere la pianta lì, non è. Cercare di sensibilizzare più profondamente i paesi, capito? Coinvolgerli moralmente, non è così, io ho fatto la stradina, io ho fatto la piazza più bella, non serve niente, una bella casa. Capito? Voi dovete essere più duri, darci tutti la bastonata per uno. No, è così, no. Io ve lo dico per il vostro bene e il bene del mio paese. Capito? Cercare voi di spronare, cercare di svegliare i miei paesani, fargli chiedere qualcosa di più. Non perché io mi metto una fetta di prosciutto, io devo lodare il paese, capito? Come hanno fatto fino a ieri sera. È così. La democrazia cristiana, questa analisi, che avevano più soldi, mettevano la fetta di prosciutto ai miei paesani. I comunisti, io non ho mai votato il Movimento Cristiano, guarda, posso portare 10.000 testimoni dove ho vissuto, avendo meno soldi mettevano la mortadella, ecco, e qui il paese è rimasto a quell'altezza, capisce? Ecco, tutto quello. A voi dovete sensibilizzare, coinvolgere maggiormente, farli più partecipi, cercare ecco, di stimolarli, farli vivere, no? Qui si dorme in piedi, qui si è tutti comperati. Capito? Si è stati tutti come noi, non si sono venduti, sono comprati diversi. Vai avanti. No, ma diciamo che per stimolare con il bastonate. Noi per carità, assolutamente non ci sentiamo né santoni né persone che danno. Che danno insegnamenti, ci mancherebbe altro. Però ci sono dei servizi essenziali, come ad esempio la nostra sanità. Infatti nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare di questo famoso nuovo ospedale che purtroppo ognuno di noi nella nostra vita io spero mai, però magari quando uno avrà bisogno di rivolgersi a un ospedale ovviamente vorrebbe che insomma sia tutto alla perfezione. E c'è da dire questo, che noi dobbiamo, appunto, sì, per carità, oltre alla strada, al lampione, a tutte queste cose che sono di carattere comunale, ma dobbiamo un attimo metterci nei panni, appunto, di chi deve usufruire di questi servizi essenziali per tutta la comunità. Perché, ad esempio, questa è una cosa, diciamo, grave, perché soprattutto non viene assolutamente detta o comunque spiegata, del fatto che secondo le norme vigenti, ad esempio la provincia di Teramo ha diritto a circa 900 posti letto, diciamo è un, diciamo uno standard di legge, quindi strutture sanitarie per 900 posti letto. La proposta che ha fatto la ASL di questo nuovo ospedale è per 550 posti letto. Questo che significa? Che viene di fatto tagliato il servizio sanitario. E ovviamente non è che noi tagliamo i posti letto e i cittadini poi il 30% lo mandiamo alle Marche, no, sono sempre abruzzesi. E cosa succede quando non bastano i posti letto? Arrivano le cliniche private. Quindi la sanità... quindi la sanità da pubblica rischia di trasformarsi in privata. Su questa ragione, Fabio, e noi abbiamo un problema: non governiamo nessun, siamo un movimento giovane e non governiamo nessun comune, cioè in Abruzzo il Movimento 5 Stelle non governa nessun comune. Allora quello che chiediamo ai cittadini è di non aver paura di, quando ci sono le elezioni, di chiederci una mano, se qua c'è qualcuno anche che in primavera vuole dare una mano, non necessariamente anche con quel simbolo, se vuole dare una mano in una lista civica, noi siamo qui per dare una mano a chi si vuole impegnare per il suo paese, per il suo territorio, così poi iniziamo a lavorare, cioè ci sentiamo, portiamo avanti i progetti a Roma e se la regione non fa il suo lavoro, noi gli abbiamo lasciato 6 mesi, ok?
che lavorassero, perché è inutile, tu inizia e subito facciamo il gioco delle tre carte. Però adesso noi inizieremo già con l'ospedale, Fabio, e anche sul turismo, sui fondi, sulle strade. Se non faranno il loro lavoro, noi li attaccheremo finché non faranno il lavoro che devono fare, e se non faranno le cose che fanno, porteremo le carte in procura. Riguardo alla strada, lui ha parlato. Allora, la strada fa parte del famoso collegamento che doveva essere Marche, Abruzzo, Molise. Di questo collegamento è stato fatto, ma almeno quello che interessa a noi è il tratto romano fino. Precedente presidente di regione dice: ascolta, se non mi date un progetto esecutivo da finanziare, io non posso fare niente. La provincia 10 anni fa si è fatto carico con mutuo di redigere un progetto esecutivo che è presso il Ministero delle Infrastrutture dal 2010. Si tratta semplicemente di finanziarlo. Attualmente il presidente della regione invece si sente dire che ritorna alla Pietemontana, ma gli interessa il tratto delle Marche, la Pietemontana verso Ascoli, cioè quella nostra, di quella nostra non se ne parla. Chi ha protestato anche sui giornali è stato il sindaco di Castiglione, dicendo: guardate, ma come mai quella nostra adesso è scomparsa? Il tratto Capzano-Bisenti, ci abbiamo copia anche in comune, è un progetto esecutivo, non serve più niente, serve di finanziarlo. Se lo vogliono, a noi ci hanno preso in giro i comunisti, i socialisti, i democristiani da 30 anni. Salini venne a presentare, Salini nel 1980 venne a presentare il progetto esecutivo, un progetto di massima, cioè, e dice: io sono concreto, partiamo, e ancora si attende. Benvenuto a Bisenti, lei ha sentito l'assemblea, come pensa di risolvere i problemi che ha ascoltato dai cittadini della Valle del Fiume? Beh, noi abbiamo raccolto le istanze e fatto, diciamo, anche una promessa su questo, che è quello che possiamo mantenere, ossia portare le istanze per quanto di competenza a Roma, nei ministeri per quanto riguarda il discorso della strada, ci attireremo subito presso il CIPE per vedere effettivamente questo progetto dove è andato a finire, e già dalla prossima settimana possiamo far sapere intanto cosa ci hanno risposto e soprattutto seguire passo passo e informare soprattutto i cittadini di tutti gli step che faremo per chiarire questa vicenda. Questo è quello che noi possiamo fare e che abbiamo promesso oggi. Lei è di Treviso, come è arrivato in Abruzzo? Io sono nato in Veneto perché mia madre è veneta, però mio padre è marsicano, è abruzzese, e quindi si è voluto riavvicinare alla sua terra, quindi diciamo ho un pezzo veneto e un pezzo abruzzese, ma ormai la mia vita si è stabilita in Abruzzo e l'Abruzzo è la mia terra ed è per questo che la amo, diciamo, profondamente. E proprio a Tortoreto mi sono sposato e poi abbiamo deciso di trasferirci qui, e quindi da 3 anni oramai vivo proprio a Tortoreto, prima facevo avanti e indietro da Roma, e 11 anni che comunque frequento questo bellissimo posto che è l'Abruzzo e la provincia di Teramo. Ha sentito l'assemblea, tutti i problemi che hanno detto, come pensa di risolvere i problemi della Valle del Fiume? Allora, noi abbiamo dato come priorità, come mandato di questa legislatura, lavorare per le aree interne, per tutte le aree interne dell'area appenninica. E per noi è una priorità, e lavoreremo per infrastrutture, quindi le strade. Adesso verificheremo una serie di suggerimenti che sono arrivati dai cittadini, come la Pedemontana, e poi lavoreremo anche per un percorso turistico e chiederemo anche alla Regione di darci una mano per lavorare insieme per rilanciare finalmente questo territorio di cerniera tra le province di Teramo e le province di Pescara, perché è un territorio sicuramente che va valorizzato. Qualcuno ha detto che è 50 anni che aspettano la strada, lì cosa pensa di risolvere? Allora, noi non possiamo promettere mari e monti, però possiamo prendere l'impegno di chiedere già la prossima settimana al governo di capire in che stato è la situazione, capire finalmente se ci sono questi fondi
e se ci sono i fondi perché non vengono utilizzati per far partire i cantieri. Grazie.